nuovo prodotto pubblicizzato anche questo in questo periodo, e precisamente McCain Country. Sono le patate che stanno facendo appunto la pubblicità da preparare al forno. Le ho acquistate perché? Perché penso che molti di voi spesso, invece di star lì a pelarle, spesso le comprano, ed ero curiosa di vedere che cosa avessero di diverso. Lì per lì dalla confezione sembra non ci sia gran differenza con quelle generalmente in commercio. Però innanzitutto queste sono fatte appositamente per il forno e dice che con una cottura di 12-14 minuti all'interno di forno statico o ventilato a 220 gradi sono pronte, cosa abbastanza positiva. Io personalmente impiego almeno una mezz'oretta per cuocerle a puntino come piacciono a me. Quindi vedremo se effettivamente questo è il tempo di cottura di queste patate, ma soprattutto la cosa più particolare è questa qui che c'è scritto super crunchy, cioè dovrebbero essere super croccanti. Andando a leggere gli ingredienti, c'è infatti qualcosa di diverso, ossia una panatura esterna. Adesso ve la vado a leggere. Come ingredienti all'interno troviamo patate con olio di girasole, questa è già una cosa positiva rispetto al solito dannosissimo olio di palma. Poi rivestimento. Abbiamo farina di frumento, farina di riso, amido di mais, destrina di patate, sale, agente lievitante E500, addensante E415, agenti coloranti E100 e E160, contiene glutine, non preparato con olio di arachidi. Allora, per quanto sia a suo favore questa bellissima cosa dell'olio di girasole, in realtà tutti questi altri ingredienti mi sconcertano un po', li trovo un po' strani all'interno di patate surgelate. Fatemi sapere se conoscete qualcosina in più, il fatto dei coloranti, addensante, agente lievitante, dovrebbero rendere la patata estremamente più croccante, però non so se vanno a ledere per quello che riguarda l'aspetto genuino della patata. Adesso innanzitutto vi faccio vedere come sono, che dimensioni hanno. Allora, sono quelle lì abbastanza spesse, spero le riusciate a vedere bene, hanno un odore di patata normale. Adesso andiamo a cuocerle e vediamo un pochino che differenza hanno con le altre patate. Sono appena passati i 14 minuti segnalati dalla cottura della busta ed ecco qui l'aspetto delle nostre patate. Allora, per prima cosa, non ve l'avevo detto prima, le ho volute prima versare per rendermene conto, e messe nella teglia, evidentemente anche se pesano 600 grammi, non ne sono una quantità abbondantissima. Questo ovviamente anche perché sono patate molto molto spesse. All'interno della busta però ci sono alcune taglie un po' diverse, ci sono anche alcune patate tagliate più piccoline che si cuoceranno un po' in più. Io personalmente preferisco una doratura maggiore, quindi per me i 14 minuti non bastano. Quindi andrò a rimuovere quelle già ben cotte più piccoline e continuerò la cottura con le altre. Adesso vado a provare. Allora, hanno un buon sapore, ma trovo che questa sorta di panatura esterna, che tra l'altro su alcune patatine un po' si riesce a vedere, non so se la riuscite a vedere qui, spero di sì, dà la sensazione che ci sia anche come del mais all'esterno, quindi per quanto si senta intensamente il sapore di patata, si ha anche un retrogusto un po' di mais. È un sapore un po' diverso dal solito. Mi piacciono, anche se non preferisco questo formato così grande, perché all'interno, dopo soli 14 minuti, restano un po' crudine. Quindi andiamo a dare un po' di voti. Allora, per prima cosa, qualità-prezzo. Ho pagato questa confezione, che corrisponde a questa quantità visivamente e a 600 grammi, l'ho pagata 2,70 euro. Che per me, per la resa, trovo un prezzo un po' altino, quindi darei una sufficienza. Per quello che riguarda l'aspetto, come vi ho detto, non sono molto contenta perché
Non preferisco le patate così grandi perché le trovo un pochino troppo morbide poi all'interno a livello di cottura, non mi piacciono particolarmente, però se siete amanti delle patate con questa dimensione, fanno al caso vostro. Quindi nel mio caso darei un 6 e mezzo, però a voi lascio il voto per l'aspetto. Per quello che riguarda il sapore, mi sono piaciute, sono un sapore un po' particolare, perché sono un po' diverse, come vi ho detto, dal solito, però diciamo darei un 7. Quindi il mio voto generale per questo prodotto è un 6 e mezzo. Nulla di particolarmente entusiasmante rispetto alle altre patate che normalmente si trovano in commercio. Fatemi sapere se voi le avete provate, fatemi sapere cosa ne pensate. Un bacio a tutti e ci vediamo alla prossima video recensione sabato o video ricetta martedì. Martedì un'altra ricetta natalizia che spero vi piacerà tanto. Ciao ciao!